Budrio, dopo 4 mesi dall'inizio della caccia al fantomatico Igor, la vedova di Davide Fabbri non ha più cuore di parlare. Non sta bene. La Maria, la moglie, ha sempre paura. Paura e poi adesso ha messo sulle telecamere un po' dappertutto. Sì, si è messo su, perché lei purtroppo non era più sicura. Conviviamo con questa presenza e non presenza. Cosa vi ha lasciato qui a Budrio questa lunga e infruttuosa caccia all'uomo? Il fatto di trovarsi dall'oggi al domani morto per un delinquente che all'improvviso si mette a sparare così liberamente, che non viene neanche trovato, insomma, un po' di paura aumentata. I figli della seconda vittima di Norbert Fehr, alias Igor il Russo, ad oggi hanno presentato ben 3 esposti alla Procura della Repubblica di Ferrara. Noi poniamo il perché non siano stati fermati, chi doveva fermare il servizio di vigilanza prima, chi doveva interdire la zona rossa prima. Mio papà era una guardia volontaria e il servizio è stato interrotto il 9 di aprile, quindi il giorno dopo l'omicidio di mio papà. Il pericolo si sapeva qual era, si sapeva che era nella nostra zona, non si sono mossi per tempo. Dagli ultimi sviluppi delle indagini è poi spuntato fuori un cellulare, attivo nel 2016 ma mai intercettato, e tramite il quale Igor avrebbe potuto essere incastrato per dei reati precedenti. Il fantomatico cellulare è venuto fuori in questi giorni e, come al solito, noi le cose le veniamo a imparare tramite la stampa. Neanche i 3 esposti in procura sono serviti a farci avere risposte che da oramai, come diceva mio fratello, da 4 mesi poniamo. Voi subito dopo la morte del vostro amico avete fondato un comitato? Sì, siamo partiti, l'abbiamo fondato circa, mi sembra, 2 settimane dopo la morte di Davide, perché dopo la morte del Verri ho visto che le forze dell'ordine hanno preso il serbo. E come comitato voi avete proposto di mettere una taglia? No, non suona una taglia, questa è una ricompensa. Okay. Mi rifiuto di dire taglia, questa è una ricompensa. C'è un articolo del codice civile che permette di fare la ricompensa. È come uno che smarisce, un cane e un gatto, mette un cartello attaccato a un albero, cerco. Perché quello che veniva fatto dalle forze dell'ordine per voi non era sufficiente? Non era sufficiente. Ma facciamo 25.000 euro, chi ci dice informazione se dovesse essere morto, ma noi lo vogliamo vivo, non lo vogliamo morto. E 50.000 euro sei vivo. E io penso che il problema adesso è Igor, ma degli Igor in Italia ne abbiamo tanti altri che possono essere sbarcati, che vengono qua, come abbiamo visto anche fino adesso, sono successe delle violenze, delle rapine, dei furti, e anche questa è una cosa molto incontrollata.